Benvenuti, bentornati e ciao a tutti. In questa mattina gelida, che amo follemente, ma non riesco a scaldarmi, ho le mani gelide, infatti non mi sono messa neanche gli anelli perché ho le mani talmente fredde che mi scivolano via e con il naso rosso che sembra che io trinchi vodka dalla mattina alla sera, ma giuro che è il raffreddore, sì, per l'ennesima volta, ma ormai ce lo teniamo stretto. Eccoci qua per l'ennesima puntata, non so a che numero siamo arrivati, cioè voi lo vedete perché l'avrò scritto giù nel titolo in descrizione. In questo momento non mi ricordo, quinta, sesta, non lo so, in questo delirio che è il bookshelf tour dei miei libri non letti. E qua di fianco ci sono tutte le mie belle pilette. Iniziamo così, subito. Partiamo e vediamo di quagliare come al solito senza perderci troppo in chiacchiere. Allora, vediamo in questo scaffale cosa ci riserva la mia libreria. Libri che non mi ricordavo neanche di avere quando li ho tirati giù, ho detto ma questi, vabbè. Tipo questo che non so dove l'ho recuperato, secondo me su Libraccio, direi di sì, in una di quelle mie sortite sul sito di Libraccio, dove andavo nei reminders a vedere libri a 1 euro, 2 euro, cosa c'era di interessante. Stregoneria e magia nera di Peter Heining, non lo so. In questa edizione sconosciuta, i colibrì, enciclopedia tascabile a colori a Mondadori, quindi non è un'edizione sconosciuta, è della Mondadori, è una collana. A me è sconosciuta perché secondo me non la fanno più, o perlomeno non in questa veste grafica. Tra l'altro un libro con illustrazioni particolarissime e anche dentro ci sono tutte delle illustrazioni a colori. È ovviamente un libro sulla stregoneria e la magia nera, come dice il titolo stesso. Sapete che è un argomento che mi sconquinfera alquanto e quindi quando trovo dei libri, mamma mia, che immagini, che bello iniziare il video così con queste immagini soavi che concigliano sogni d'oro per stanotte. E quando trovo libri che parlano di stregoneria, di streghe, di magia nera, io prendo a scatola chiusa, ovviamente se sono libri che costano poco, perché se costano un po' di più mi informo, se costano poco prendo a scatola chiusa perché prima o poi li voglio assolutamente leggere, recuperare, è un argomento che mi interessa molto. Poi qui abbiamo un classicone che non ha bisogno di presentazioni, di José Saramago, Le intermittenze della morte, autore straconosciuto. Io di suo ho letto solo Cecità, non ho letto, no, non è vero, ho letto Cecità che mi è piaciuto da morire, è un libro sicuramente impegnativo sia per come è scritto sia per quello che racconta, la tematica che affronta in quel libro, ma stupendo. E ho provato a leggere Viaggio in Portogallo, che secondo me ve l'ho anche già fatto vedere da qualche parte, in qualche video. Che però avevo lasciato, avevo abbandonato perché non mi stava prendendo, non, o non era il suo momento, o essendo quello, se non ricordo male, un saggio, forse Saramago. No, vabbè, ho trovato 20 euro dentro vede che quando l'ho comprato ho messo lo scontrino che ormai è sbiadito, non si legge più, e il resto dentro al libro così, e poi ho ficcato il libro nella mia libreria come faccio sempre quando arrivo a casa, senza più riguardarlo e sfogliarlo. No, vabbè, ragazzi, che bello fare video su YouTube! Non avrei mai più ritrovato questi 20 euro fino alla lettura del libro. Che bello! Vabbè, basta, scusate, sono estasiata da questo ritrovamento. Adesso li sfoglio tutti perché divento ricca a fare questi video bookshelf tour dei libri non letti. Solo io ficco i soldi così. Manco fossi miliardaria che posso lasciare i soldi in giro perché tanto chi se ne frega. Assolutamente no. Beh, che bello, ho trovato 20 euro. Grazie, grazie a voi perché mi date la possibilità di fare questi video e io scopro 20 euro. Cosa stavo dicendo? Che appunto ho provato a leggere
Viaggio in Portogallo, ma o non era il suo momento, o forse Saramago come saggista, che poi non so neanche se era un saggio, perché appunto non l'ho letto, avevo letto le prime pagine e basta, non fa per me. Ma è un autore che voglio continuare a leggere e a conoscere sempre di più, e questo è uno dei suoi titoli che mi ispirava maggiormente, quindi ho recuperato Le intermittenze della morte. Dei titoli, come sempre, dei titoli più famosi, o come questo, che non è un titolo famoso, ma si capisce di cosa parla. Non sto qui a leggervi il retro di copertina, la trama, perché se no non finiamo veramente più, perché come sempre sapete che ho più o meno una cinquantina di libri qua di fianco a me. Di quelli magari un po' più sconosciuti, riguardiamo la trama insieme. Dico riguardiamo perché sapete che io compro e poi, come vedete dai ritrovamenti che faccio nei libri, non mi ricordo neanche più che cos'è in libreria. Poi questo che adesso la Lia, se sta guardando questo video, sverrà, e insieme alla Lia tante altre persone, ma così è. Nuovo proposito per quest'anno, cioè non nuovo proposito, proposito per quest'anno, perché parlando con la Lia è venuto fuori questo argomento. Proverò a leggere insieme a lei, quando ne avrò voglia, ovviamente, questa autrice che lei già conosce, e quindi i libri che ha già letto li rilegge volentieri insieme a me, e i libri che non ha ancora letto li vuole recuperare. E sto parlando di Jane Austen con Orgoglio e Pregiudizio. In verità, come si vede dalla costina, no, non si vede perché è bianca e quindi sflescia un po'. Però ecco qua un po' si vede, dalla costina un po' piegata, era un libro che avevo iniziato a leggere. Ma aspettate che controllo, no, qua c'è solo un volantino, ma perché io fico le cose dentro i libri così? Vabbè, due volantini, uno all'inizio e uno alla fine, benissimo. Controllate sempre se siete persone, io no perché non li do via, ma se siete persone che prestano i libri o che vendono libri che hanno in libreria da un po' e che non li danno via perché dicono: ah, è 5 anni che ce l'ho in libreria e quindi so che non lo leggerò mai più, faccio spazio in libreria. Controllate sempre dentro i libri perché, come vedete, si trovano dei tesori. Va bene, mi perdo in divagazioni come sempre. Avevo iniziato a leggerlo, non mi stava prendendo per niente e quindi l'avevo, io dico abbandonato, anche se sapete che in verità i libri non proprio li abbandono. La maggior parte dei libri che ho iniziato a leggere e poi non ho terminato, io li chiamo libri in sospeso perché sono libri a cui voglio dare un'altra possibilità e voglio provarli a leggere, a rileggere, a riniziarli, perché appunto non avendoli letti. E quindi vediamo, vedi lì, ce l'ho la copia. Quando mi sentirò in vena, perché secondo me non è tanto nelle mie corde, non sono come i classici che sto recuperando in quest'ultimo periodo, come i classici francesi, i Miserabili, il Conte di Montecristo, che sono classici, quindi non è la mia comfort zone, ma mi ispirano e infatti poi mi sono piaciuti un sacco. Secondo me Jane Austen ha un modo di scrivere e comunque racconta di storie che non fanno tanto per me. Quindi, vabbè, però ce l'ho lì e con l'aiuto della Lia riproverò a leggerlo. Poi, questo è un libro che secondo me vi ho già fatto vedere, perché ve l'avevo spiegato anche in un altro video. Io quando nella libreria dei libri non letti non ho un ordine. Io compro, metto, poi sposto a seconda del, prendo un libro, lì c'è di nuovo un buco, quindi ci fico quell'altro libro. Poi adesso che ho iniziato a fare video su YouTube, che ho fatto tanti tag, sto facendo tanti tag, prendo giù i libri, li rimetto a casaccio, ve l'avevo spiegato quando ho fatto il video degli sconti a Delfi. E quindi ecco, tanti libri a Delfi che avevo in questa parte della libreria li ho messi da parte perché così non ve li faccio rivedere per 70 volte. Altri libri non li ho rimessi da parte dopo aver fatto i tag, li ho rimessi lì e quindi sono titoli e libri che vi avevo già fatto vedere. Quindi scusate se ci saranno delle ripetizioni, vi farò vedere testi, titoli che avevate già visto, però vabbè, questo è. E sto parlando di La galassia dei dementi di Ermanno Cavazzoni. Libro che, bel mattoncione, questo è bello, bello corposo come piace a me, però scritto mi sembra con un font abbastanza leggibile, abbastanza grande. E ne avevo sentito parlare chissà da chi, perché cioè, qua si parla di anni, cioè non tantissimi anni fa, però non mi ricordo cosa ho fatto 2 giorni fa, figurarsi se mi ricordo da che avevo visto questo libro, che è del 2018, quindi recente ma non recentissimo, e mi aveva incuriosito tantissimo della nave di Teseo, edito Nave di Teseo, anche perché Ermanno, non so perché mi viene da chiamarlo Ernesto, Ermanno Cavazzoni, è più o meno di queste zone.
perché è nato a Reggio Emilia e vive a Bologna. Ha scritto tantissimi libri, come vedo qua dietro. E quando ero venuta a conoscenza di questo titolo in particolare, La galassia dei dementi, mi aveva incuriosito un sacco. Dice qua dietro: il cambiamento, l'enorme cambiamento che avrebbe minato il pianeta Terra è avvenuto così, in un modo tale che nessuno si accorse di niente, tutto continuò come prima. In un futuro dai confini incerti, in un paesaggio che assomiglia al Far West, ma che è invece la pianura, a volte nebbiosa, altre assolata, fra l'Emilia e la Romagna, tutto è cambiato. Siamo attorno all'anno 6000, quando avviene la grande devastazione. Un'invasione aliena ha distrutto le città, lasciando dietro solo rovine. Un'incredibile onda d'urto ha raso al suolo ogni sporgenza, ha fatto ribollire gli oceani, la popolazione umana è decimata ed è rintanata in case cubiche simili a termitai. Sono sopravvissuti però i sistemi industriali costruiti nel sottosuolo, che continuano a produrre droidi, robot intelligenti che provvedono a ogni cosa e vivono assieme agli esseri umani. La tecnologia è al potere, governa, gestisce, organizza. Vabbè, poi non vado avanti, è un libro che mi incuriosisce tantissimo, fuori dalla mia comfort zone, perché è fantascienza, mi viene da dire, genere della fantascienza, quindi non è ciò che di solito leggo. Però, se scritto bene, deve essere parecchio interessante. Poi, questo libro, che ha i talloncini ma non sono miei, non l'ho ancora letto, questo mi è stato spedito da Angela Cannucciari, che sicuramente conoscerete, ma vi lascio il link qui sotto, perché ogni tanto lei si disfa dei libri che ha già letto o che non le interessano più. E quando qualcuno di questi libri interessa a noi, fortunate amiche di Angela, non solo per i libri, anche per tanto altro. Lei li regala e ce li spedisce, gentilissima, e quindi mi ha spedito di Alan Parks Gennaio di Sangue. I legami, anche se non di sangue, sono più importanti di tutto. Penso che sia un thriller, un giallo. Vediamo un po'. Glasgow, 1 gennaio 1973. Mentre i cittadini per bene si riprendono dagli eccessi di Capodanno e gli altri continuano a nuotare nell'alcol e nella miseria, l'ispettore Harry McCoy della polizia di Glasgow è nel carcere di Barlin, boh. Un detenuto gli rivela che una ragazza sta per essere uccisa e forse lui può salvarla, ma non arriva in tempo. In una affollata stazione degli autobus, Tommy Malone spara a Lorna Skirving e poi si toglie la vita. I giornali si scatenano, il capo si aspetta una rapida soluzione del caso. Harry McCoy, 30 anni e una certa propensione a trasgredire ordini e passare limiti, si tuffa nell'indagine, tallonato dal novellino entusiasta Watty. Quindi sì, un thriller che sembra molto molto carino dalle premesse. Poi questo libro che mi ispira da morire, tra l'altro togliamo la fascetta, l'avevo visto anche qui chissà dove, sempre in una di quelle pagine o Instagram o canali YouTube che segue parlano di libri. Già dal titolo, adesso capirete il perché, c'è una parola specifica che mi ha attirato, mi ispirava, poi ne ho sentito parlare, ne hanno parlato benissimo e spiegando anche un po' la trama di cosa tratta, ho detto no, deve essere assolutamente mio e sono andata a comprarlo. Anche qui dentro ci sono 750 scontrini, la mia abitudine di... Perché quando sono alla cassa che devo pagare, ho sempre un po' quest'ansia del dovermi togliere dalle balle velocemente, cioè, infatti amo il salvatempo quando si va a fare la spesa tipo in Coop, perché così dopo arrivo lì, non devo tirare fuori la roba dal carrello, è già tutta nel sacchetto, a meno che non ti chiedano di fare la rilettura, che è due balle. Quindi ho un po' quest'ansia da mi devo togliere dalle balle perché magari c'è gente dietro che aspetta, quindi non sto lì a mettere i soldi nel portafoglio, anche perché di solito ho la borsina, la borsa, sempre se non sono in giro con i figli, quindi passeggino, l'altro per mano, stai attento a non toccare. Quindi io ficco tutto dentro così al libro e dico vabbè, quando arrivo a casa metto a posto. Cosa che poi, come vedete, non succede puntualmente, non succede mai, rimane tutto ficcato dentro i libri. Vabbè, dicevo, scusate. E quindi niente, l'ho voluto recuperare assolutamente. Ed è un libro che, non dico tutti i mesi, ma periodicamente mi dico adesso questo mese è il mese in cui lo leggerò, perché mi ispira, lo voglio leggere. Non arriva mai il suo momento, ma non perché non abbia voglia effettivamente di leggerlo, ma è come se me lo volessi tenere lì perché una volta letto, l'ho letto. Lo sapete, ve l'ho già detto, ogni tanto ho queste fisse da...
da deficiente. E sto parlando, 2 ore per dirvi di cosa sto parlando, il disagio della sera, di questa, sei maschio o femmina? Direi maschio. Penso uomo, vabbè, lo leggete voi con questo bellissimo nome, ovviamente a parte la copertina che mi piace molto, il disagio della sera, disagio, ho detto è mio, e poi quando ne ho sentito parlare l'ho trovato molto nelle mie corde, ha un font piccolissimo, mamma mia, non so se si capisce, ma il dolore è un sacchetto di biglie vuoto. Ias o Jas, non lo so, Mulder, una ragazzina di 10 anni, vive con i genitori, la sorella e 2 fratelli in una fattoria della campagna olandese. Un giorno d'inverno, la morte improvvisa di uno dei fratelli sconvolge l'esistenza di tutti, segnando la fine dell'innocenza di Ias, il crudo, intenso, poetico esordio narrativo della più importante promessa della narrativa olandese. Come dice la fascetta che ho tolto, vincitore dell'International Booker Prize del 2020, oltre 80.000 copie vendute in Olanda. Ne ho sentito parlare anche qua in Italia, ovviamente, di questo, cioè solo qua in Italia, non seguo booktuber olandesi, di questo libro, e tutti ne hanno parlato molto bene. Quindi sono assolutamente stra interessata e curiosa. Guardate che bello l'interno della copertina. Vediamo se dietro c'è un'altra immagine. No, sempre la stessa. Tra l'altro, mentre cercavo di capire se è uomo o donna. È molto carina la biografia qui dietro perché. Dice, vabbè, giovane promessa olandese, miglior talento letterario del 2016, ha esordito con la raccolta di poesie, che non pronuncio perché è in olandese, per la quale ha vinto un premio. Oltre a dedicarsi alla scrittura, lavora in una fattoria specializzata nella produzione di latte. A me piacciono sempre queste chicche sugli scrittori, sugli autori. Non lo so, sono delle curiosità che mi fanno sempre sorridere. E quindi questo. Poi, qua un recuperone perché è un autore che sapete che conosco pochissimo, ma voglio continuare a leggere ed affrontare, quindi quando, non lo so, mi parte la brocca, recupero qualcosa di suo, e nello specifico di Philip Roth Zuckerman, che comprende 4 romanzi, ovvero Lo scrittore fantasma, che io ho già in un'altra edizione singola e ho già letto e mi è piaciuto un sacco. Zuckerman Scatenato, Zuckerman, prima l'ho letto Zuckerman, adesso Zuckerman. Così, per far contenti tutti. Scatenato, La lezione di anatomia e L'orgia di Praga. Dice, questo volume racchiude la prima trilogia e l'epilogo della serie di Zuckerman, o Zuckerman, la personalissima indagine di Roth sulle conseguenze impreviste dell'arte nel corso della seconda metà del XX secolo, principalmente nell'America libertaria e poi per contrasto nell'Europa orientale soffocata dai sovietici. Nello specifico, Lo scrittore fantasma è del 79, Zuckerman Scatenato dell'81, La lezione di anatomia dell'84 e Nell'orgia di Praga dell'85. Quindi quando ho trovato, tra l'altro perché ho messo il segnalibro qua? Ah sì, ok. Quando ho trovato questo libro che li racchiudeva tutti e quattro, non me lo sono fatta scappare. Non so se l'ho comprato, forse l'ho comprato all'usato questo, perché mi sembra un po' malconcio per essere nuovo. E ho messo il segnalibro qui perché la prima parte è quella che riguarda Lo scrittore fantasma, che appunto io ho letto. Dovrei forse rileggerlo perché l'ho letto tanto tempo fa. Mi ricordo che mi era piaciuto, mi ricordo più o meno la trama, la storia, ma molto vagamente, ed essendo un romanzo molto breve, un racconto lungo di poche pagine, potrei anche rileggerlo una volta che deciderò di riaffrontare questo Roth. Poi, questo perché è a casa mia? Non è un libro che ho comprato io, questo. Forse l'ho recuperato a casa di mia madre, perché ogni tanto anche lei si disfa dei libri, come quell'altra mia amica che mi invidiate, perché ho le amiche che ogni tanto danno via i libri quando vogliono liberare la libreria. Secondo me l'ho recuperato a casa di mia madre, non lo so, comunque è in casa mia ed è Il buio ha paura dei bambini di Emilio Marrese. Non conosco questo titolo, non conosco l'autore, non ne so nulla, andiamo a vedere insieme. Emilio Marrese è nato a Napoli nel 67, ha vissuto a Bologna e poi a Roma. Giornalista di Repubblica,
e voce di Radio Capital, quindi in verità è un personaggio abbastanza, direi, famoso e conosciuto, ma sono io, come sempre, ignorantissima. E ha pubblicato anche vari libri. Vabbè, ignorante io. Di cosa parla nello specifico Il buio ha paura dei bambini? Una vita nuova gli hanno regalato e Angelo non può proprio lamentarsene. Una casa gigante con giardino a Bologna, mamma e papà ricchi, moderni, colti, impegnati, pronti a esaudire ogni suo desiderio. Certo, questo paradiso gli è costato caro, la sua vera famiglia scoppiata insieme all'appartamentino dove era cresciuto, la nonna, Napoli e tutto il resto. A scuola ora lo chiamano marocchino, ma tutto sommato riesce a farsi accettare presto da tutti, o quasi, anche se a calcio è sempre il peggiore. E all'oratorio lo pigliano in squadra a turno come una malattia. Va bene, non vado avanti, però insomma si è capito di cosa parla. Deve essere molto interessante. Poi cosa abbiamo qua? Questo l'ho recuperato all'usato. No, non l'ho recuperato all'usato. Questo mi è stato regalato. C'è il biglietto dentro. Dopo, vabbè, dopo leggo e devo capire perché ho trovato un buono che però non so se ho già utilizzato e poi avevo ficcato qua dentro come... Ah, forse ho preso questo libro con questo buono. Sì, penso di sì, non lo so. Non mi ricordo. Ma perché? Io devo fare una cura per la memoria, perché non va bene così. Vabbè, comunque, ho questo libro in casa, non so se l'ho preso con quel buono e ho messo il buono qua dentro per poi ricordarmi di averlo comprato con questo buono regalo, o se invece l'ho messo come sempre faccio a caso. Comunque, Il fiore della notte di Herbert Lieberman, di Minimum Fax. Di cosa parla? Non mi ricordo. Sicuramente questo l'ho preso usato perché c'è questa bella macchia di caffè, penso e spero. A New York la primavera annuncia ogni volta una rinascita. Il clima si fa mite dopo i rigori dell'inverno e la luce si ferma più a lungo, tenendo lontana la notte e i suoi orrori. Per il detective Francis Mooney, ormai anziano, solitario e insofferente a ogni regola, ma tollerato dai superiori per i tanti casi risolti che lo rendono pressoché intoccabile, aprile è davvero il mese più crudele, perché è proprio in questo periodo che ogni anno un misterioso assassino uccide le sue vittime. Qualsiasi passante si trovi nella zona dei teatri intorno alle 10 di sera, l'ora in cui la folla è più numerosa, può diventare il bersaglio ignaro di un grosso blocco di cemento lasciato cadere dal tetto di un palazzo. Che simpatia, mi viene da dire. Le vittime sono ormai 5 e la polizia insiste ad archiviare le loro morti come accidentali. Alla faccia dell'accidentale. Cioè blocchi di cemento che piovono dal cielo, vabbè. Ma Mooney è certo che dietro l'apparente casualità di questi incidenti si nasconda la mano di un serial killer. Sei scafato, Mooney. Vabbè, scusatemi, è da ridere perché mi sembra un po' ridicolo che la polizia voglia relegare come casi accidentali dei pezzi dei blocchi di cemento che cadono dal cielo, però a parte questa cosa che mi fa un po' sorridere. Sembra molto interessante, poi vabbè, Minimum Fax è una casa editrice che a me piace molto. Poi, questo recuperato da me, sono sicura, adesso ormai controllo tutti i libri perché in questo scaffale dei libri non letti si stanno venendo fuori sorprese su sorprese. Recuperato da me, assolutamente, perché mi interessa un sacco, ma non so se e quando lo leggerò, no, se sì, lo leggerò quando lo leggerò. Stavo guardando, ok, è nel primo cerchio di Alexandre Solzhenitsyn, lui, il nostro amico Alessandro, della Voland Edizioni, che è un'altra casa editrice che io stra adoro e penso sia abbastanza famoso, ma leggiamo comunque qua dietro due o tre righe. Costruito in uno spazio temporale ristretto, i 3 giorni del Natale del 1949 e in un luogo chiuso, la Sarashka di Marfino, una prigione alle porte di Mosca dove scienziati di ogni tipo sono detenuti per crimini politici, il romanzo nel primo cerchio, che arriva finalmente al lettore nella sua versione integrale a mezzo secolo di distanza dalla prima traduzione italiana, potrebbe apparire claustrofobico.
ma le vite e i ricordi dei prigionieri allargano l'orizzonte da quelle stanze a tutta la città e all'immenso paese, regalandoci uno degli affreschi più appassionanti della letteratura, un'indimenticabile composizione di caratteri, luci, colori, la vita di una nazione. Deve essere molto interessante, ma uno di quei libri che va affrontato quando uno proprio si sente nello spirito giusto, perché sicuramente non è una passeggiata. Poi, questo secondo me ve l'ho fatto vedere, o questo o un altro libro dell'autrice, ve l'ho fatto vedere in uno degli ultimi video. Secondo me questo, perché è sottolineato a penna, e secondo me avevo sclerato sul fatto che era sottolineato a penna. Vabbè, Paura di volare di Erika Jong, autrice che mi incuriosisce molto, soprattutto da quando ne ho sentito parlare da Nadia, la lettrice solitaria, mi ha incuriosito tantissimo, e quindi quando all'usato, perché questo l'ho trovato al mercatino e l'ho pagato meno di 4 euro, perché avevano prezzato 4 euro, ma c'è quella strisciata verde perché era passato più di un mese, quindi l'avrò pagato tipo 2 euro. Sono libri che recupero perché prima o poi voglio assolutamente affrontarla, perché Nadia, vabbè, Nadia può parlare anche dell'elenco telefonico di Bari, che io lo voglio recuperare, lo voglio leggere perché ha un modo di parlare di libri che mi entusiasma sempre. Ecco, ma che problemi avete voi che sottolineate a penna? Perché a matita sottolineo anch'io. Poi, se vuoi sottolineare a penna, va bene, ma almeno fallo con un righello, perché devi far... Mi hai scleri. Poi, questo mi è stato regalato? Sì, penso di sì, perché è preso in un mercatino, ma non è un mercatino che c'è qui a Modena questo, quindi secondo me mi è stato regalato. Ovviamente non mi ricordo da chi, quindi voi che vi identificate in miei amici generosi che mi avete regalato libri e io non mi ricordo, perdono, perdono, ma ormai se mi conoscete, siete miei amici, sapete come sono fatta, quindi non vi offendete. Ed è Il Palazzo degli Specchi di Amitav Ghosh. Facciamo finta che si chiami così. In questa edizione ne ripozza così piccolina, perché vabbè, questo già questo è piccolina come edizione, ma vedete che questo è ancora più piccolo. Piccolo, piccolo. Io con ne ripozza un po' ci litigo, eh. È una casa editrice che mi incuriosisce sempre con i titoli che propone, ma molte volte ho preso delle gran cantonate, perché hanno un modo di descrivere i libri sia negli strilloni che mettono qua davanti, capolavoro gotico, poi lo vai a leggere di gotico non ha nulla, per esempio, ma anche proprio nella trama che riassumono qua, nella letta di copertina, ti fanno sempre sembrare cose che poi quando leggi non è che, no, che sono brutte, però sono tutt'altro di quello che ti aspettavi, quindi ci litigo sempre un po' con la Neri Pozza. Nel novembre del 1885, quando giunge a Mandalay, Raj Kumar ha 11 anni e lavora come aiutante e garzone su un sampan. Secondo me questo ve l'avevo già fatto vedere, perché quando leggo certe quarte di copertina, la mia memoria che non esiste mi manda degli input. Vabbè. Dopo aver risalito l'Irrawaddy dal Golfo del Bengala, la sua barca si è dovuta fermare per riparazioni e il ragazzino indiano si è spinto per un paio di miglia nell'entroterra ed è arrivato nella capitale del regno di Birmania. Vi è arrivato nei giorni della fine del regno. La casa reale ha chiamato i sudditi a combattere contro gli eretici e i barbari Kalaa inglesi per difendere l'onore nazionale e avviarsi sul cammino che conduce alle regioni celesti e al Nirvana. Ma gli inglesi hanno la più grande flotta che abbia mai navigato un fiume, cannoni che possono abbattere le mura di pietra di un forte, fucili a retrocarica, mitragliatrici a ripetizione e 3 battaglioni di sepoi temprati da 1000 battaglie. Il 14 novembre del 1885 hanno varcato il confine e 2 giorni più tardi si sono impadroniti degli avamposti di, non pronuncio questi due nomi, e hanno distrutto a cannonate il forte di Mingan. Con una precisione impeccabile, senza perdere neppure un soldato. L'esercito birmano si è disintegrato, i soldati sono fuggiti sulle montagne con le armi, i due ministri hanno fatto a gara nel tenere sotto sorveglianza la famiglia reale e il popolo di Mandalay si è riversato nel palazzo reale saccheggiando e mettendo a soqquadro ogni cosa. Raj Kumar, o come si pronuncia comunque il protagonista, questo ragazzino, si aggira ora nel vasto atrio al centro della cittadella, in quello che tutti chiamano il Palazzo degli Specchi.
Cioè, ci raccontate tutta la storia? Stupito, la gente inizia a staccare le decorazioni, rompere preziose cassette delle offerte, insomma, cominciano a depredare il palazzo. Nell'arco di 60 anni, Raj Kumar diventerà ricco grazie al commercio di legname. Beh, niente, non vado avanti a leggere perché nella quarta di copertina ha raccontato tutta la storia, però insomma, si è capito di cosa parla il libro. Adesso stop un attimo perché mi devo soffiare il naso, arrivo subito. Naso ancora più rosso, chiamatemi Rudolph, la renna di Babbo Natale. Andiamo avanti. E allora, questo vabbè, ve lo faccio vedere così, lo mettiamo via perché ve l'ho nominato miliardi di volte ed è Il giardino d'estate di Paulina Simons, è il terzo capitolo della trilogia del Cavaliere d'Inverno, l'unico che mi manca da leggere, anche se ho scoperto, grazie a una di voi che me l'ha scritto sotto nei commenti, che è appena uscito un nuovo libro scritto da Paulina Simons, che non mi ricordo più, c'entra col Cavaliere d'Inverno, è la storia forse dei genitori di uno dei due protagonisti di Tatiana o di Alexandre, non lo so, non mi ricordo, però ecco, quindi questo era l'ultimo della trilogia, adesso si è aggiunto quest'altra parte della storia che molto probabilmente più avanti con calma recupererò. Poi di Tiffany McDaniel, L'eclisse di Lake and Cottle. È l'ultimo libro uscito dell'autrice. Io a casa ce li ho tutti quelli che lei ha scritto, ne ho letto uno perché lei ha scritto, vabbè, L'estate che sciolse ogni cosa, che io ho adorato, un libro stupendo che ho letto. Poi ho recuperato Il caos da cui veniamo che non ho ancora letto, ho recuperato Sul lato selvaggio che non ho ancora letto e penso di avere anche la raccolta di poesie Queste voci mi battono viva. Penso, non sono sicura di aver recuperato anche quello, secondo me sì, lo scopriremo in uno dei prossimi scaffali del Bookshelf Tour. E quando è uscito l'anno scorso, 2 anni fa? Nel 2021? No, nel 2022, maggio 2022. Questo l'ho voluto subito recuperare. Copertina stupenda, tra l'altro, guardate che bello, con questa polvere di stelle. Qui dietro c'è questa frase scritta piccolissimo: Stai per tornare a casa, scritto tra virgolette. Non so di cosa parli, non voglio saperlo, quindi non ve lo dico, non vi leggo la quarta di copertina. Andate a cliccare qui sotto che vi lascio il collegamento con Amazon. E se volete scoprire di cosa, vabbè, secondo me l'avete visto in lungo e in largo perché quando è uscito questo titolo in tanti l'hanno comprato, letto e recensito. Ma se ne volete sapere di più e non avete ancora visto, ascoltato recensioni, andate a cliccare qui sotto perché io non ve lo leggo, non lo voglio sapere perché voglio approcciarmi a questo libro ignara di tutto. Poi, questo è un mio recuperone da, direi, libraccio. Direi di sì. Perché devo fare queste figure? Queste figure barbine, non ve lo so pronunciare, di Ariadna Efron, Marina, che è famosissima, ma non so pronunciarlo, mia madre. E è ovviamente, ovviamente no, non lo so se ovviamente, però penso che sia una specie di memoir o biografia di Marina, scritto dalla figlia, figlio, figlia, figlia, Adrian. Collega, collega i neuroni, ne hai pochi, ma collegali e ce la puoi fare, da sua figlia. Infatti dice Ariadne Efron, figlia primogenito di Marina, dedica a sua madre pagine dense di un amore senza confini e di ammirazione per la creatura elusiva e selvatica che fu la più grande poetessa russa della sua epoca. Quindi non vi dico perché l'ho recuperato, perché ormai lo sapete quali sono i libri che mi attirano. Così, proprio come una falena tirata dalla luce, è un memoir, parla di una poetessa russa, insomma. Poi ci sarà sicuramente anche il rapporto tra madre e figlia, visto che è un memoir scritto dalla prospettiva della figlia, della grande poetessa, quindi assolutamente. Poi questo è il terzo romanzo della trilogia, direi di sì, della Century Trilogy di Ken Follett, I giorni dell'eternità.
Salutate tutti il nostro amico Ken, che ha una faccia simpaticissima. Io lo seguo anche su TikTok, tra l'altro. Cioè, non lo so, mi piace un sacco. Ha una faccia simpaticissima. E è un autore che non conosco particolarmente, cioè conosco perché è famosissimo Ken Follett, però di suo ho letto poco e niente. Ho letto il primo di questa trilogia che è. Di chi è stupelo? La caduta dei giganti, che mi era piaciuto tantissimo, un malloppone tipo questo che me lo sono divorata nel giro di pochi giorni. Poi il secondo è L'inverno del mondo e questo è il terzo. Ho anche L'inverno del mondo sparso da qualche parte nella libreria e quando avevo trovato questo all'usato in copertina rigida, ho detto lo recupero perché non si sa mai. Visto che ho letto il primo, mi è piaciuto, e la trilogia prima o poi, con le mie tempistiche la voglio continuare e finire, mi ero accaparrata anche questo. E quindi abbiamo anche il nostro amico Ken qui in libreria con noi. Poi, dopodiché, questo recuperato all'usato, perché ne avevo sentito parlare molto bene, e quindi quando l'ho trovato me lo sono accaparrata, di Kristen, lei, Cat Person. È una raccolta di racconti che all'epoca, quando è uscita, se non mi ricordo male, aveva fatto anche un po' scalpore. Ne avevano parlato tutti come un qualcosa di nuovo, originale, straordinario. Anche qua dice, vabbè, che queste fascette. Vabbè, però dice, virale in tutto il mondo, Cat Person è il racconto più cliccato nell'intera storia del New Yorker. Il caso letterario dell'anno, l'attesissimo esordio dell'autrice di Cat Person, il racconto più condiviso della storia. Un libro che scava negli intricati e spesso ferocemente divertenti legame tra genere, sesso e potere. Sapete che non sono tanto fan delle raccolte di racconti, però questa nello specifico mi incuriosiva molto e quindi l'ho voluta recuperare. Questo è un recuperone che ho fatto per colpa di. Ah, tra l'altro di Ken Follett, vabbè, lo sapete di sicuro perché, cioè, figurarsi se ve lo devo dire io, però ha fatto un video specifico proprio sull'autore, la Penny, Penny Lane on the Tube, e quindi ve lo clicco qui sotto anche se l'avrete già visto e conoscete la Penny, ma se qualcuno se l'è perso ve lo clicco qui. Sì, ve lo clicco, ve lo clicco, ve lo metto qui sotto. Voi cliccate, io lo metto qui sotto. Questo invece è un libro che ho recuperato dopo averlo visto sul canale di Arianna Bonardi, Canidia, la prima strega di Roma. Questa copertina un po' inquietante. E cosa c'è qui dentro? Cosa scopro? Oggi è giornata delle scoperte dentro i libri. Non so praticamente nulla, a parte quello che aveva detto Arianna sul canale. E però parla di streghe, quindi io l'ho. Lei ne aveva parlato sicuramente in una maniera che mi aveva incuriosito parecchio, e quindi l'ho recuperato. E prima o poi lo leggerò anche. Non si sa quando, non si sa dove, ma lo leggerò. Poi questo invece non mi ricordo se l'ho preso all'usato o no. Vabbè. Comunque, lo volevo recuperare da un sacco di tempo, perché se non mi sbaglio è un po'. Poi vabbè, il mio senso del tempo è sempre molto arbitrario. Ecco, no, infatti pensavo fosse molto più vecchio, invece è del 2016. Veramente è del 2016? Pensavo molto più vecchio. Vabbè, comunque, da quando ero uscito l'avevo adocchiato. Poi finalmente l'ho anche recuperato. Si tratta di M Train di Patti Smith. Patti Smith. Artista, cantante formidabile che mi piace tantissimo. Ah no, forse era l'altro che è uscito prima e avevo addocchiato, ma ho recuperato questo che è Just Kids. E questo è un memoir di questa artista, perché non si può chiamarla solo cantante, di questa artista stratosferica. E quindi, cioè, amo lei, adoro i memoir, me lo sono assolutamente accaparrata. Tra l'altro, ci sono anche delle foto. Penso fatte da lei proprio. Ci sono varie, tantissime foto ci sono, proprio tante tante. E quindi abbiamo anche questo in libreria. Poi, che rumore, questo è usato, ok. E l'ho recuperato io? Non lo so, è nella mia libreria. Non si sa come, piovono libri, spuntano libri nella mia libreria. Vabbè,
Forse di notte si accoppiano tra di loro e nascono altri libri, vabbè. Di Fabio Geda, Se la vita che salvi è la tua. Io di Fabio Geda non ho letto nulla, ne ho sentito parlare molto bene, poi sapete che a me autori italiani, narrativa italiana, stuzzica sempre la curiosità, quindi quando c'è qualcosa che mi incuriosisce più di altri, recupero. Di questo secondo me mi aveva parlato bene la mia amica Elisa, ma non sono sicura. E non è difficile arrendersi, difficile trovare la forza per salvarsi la vita. Andrea Luna ha 37 anni, fa l'insegnante, ma non ha una cattedra fissa. Quello che doveva essere un breve soggiorno newyorkese, una vacanza solitaria voluta per riprendere fiato e soffocare le braci di una crisi coniugale, si trasforma in una peregrinazione nelle miserie dell'umanità e nella sua infinita ricchezza, in un viaggio che lo trascina ai margini della società e che gli regala incontri memorabili, soprattutto quello con la famiglia Patterson. Deve essere un bel libro disagiato come piace a me, se l'avete letto, ovviamente di tutti, però soprattutto di quei libri che mi sono capitati in libreria senza sapere come e dove, fatemi sapere se l'avete letto e senza ovviamente fare spoiler le vostre impressioni. Ma questo veramente me l'ho recuperato io, boh, vabbè. Poi di Peter Straub. Io lo pronuncio così, Straub, Straub, non lo so, Nel cuore oscuro del male, A Special Place. È un autore di cui ho letto solo Ghost Story, lo so che mi odiate perché tutte le volte che nomino Ghost Story, che vi dico che è un libro strepitoso da recuperare, mi maledicete perché mi maledite, mi maledicete, ma cosa dico? Ah, ho bisogno di ferie, mi maledite, mi maledite, mi dovete maledire. Perché è fuori catalogo, però insomma, spulciate. Secondo me, io l'avevo trovato a mercatino, tra Vinted, eBay, mercatini, lo potete trovare, perché è veramente bellissimo. E quindi, affascinata da quel libro, quando trovo qualcosa di quest'autore, se continuo a far così, andiamo tutti in discoteca. Ho bisogno di ferie davvero, c'è qualcuno che mi viene a tenere i bambini, non tanto, 2 o 3 giorni, vado un attimo in ferie in una clinica psichiatrica, ne ho bisogno. E recupero, quando trovo recupero, perché è un autore che voglio approfondire e che mi piace molto. Questo penso che sia un racconto perché è scritto a caratteri cubitali e sono pochissime pagine, 140 pagine. È il primo romanzo breve, sì, è un racconto, perché a me quando dicono primo romanzo breve, 140 pagine scritte grosse così, vabbè, pubblicato da Peter Straub, una delle più sconvolgenti opere narrative di questo autore. La storia, che è una profonda riflessione sulla natura del male, e già qua mi piace, le riflessioni sulla natura del male mi catturano come non mai, ruota attorno a un ragazzo che per sua spontanea inclinazione subisce il fascino della morte e dell'atto di uccidere. Un racconto simpatico da leggere prima di andare a letto per fare sogni d'oro. Poi, questo l'ho recuperato per colpa di Nadia! E dai, e vai! Ne ha parlato lei e l'ho voluto assolutamente recuperare. Sto parlando di Strade di notte, di questo autore che non pronuncio neanche sotto tortura. Non vi dico niente, vi lascio il video di Nadia che sicuramente avete visto, ma se volete saperne di più, spero di ricordarmi, dopo mi devo prendere gli appunti perché ora che carico il video non mi ricordo più, vi lascio il video di Nadia dove ne parla, così rimarrete affascinati anche voi e correrete a comprarlo. Questo l'ho recuperato. No, forse questo l'ho comprato su Amazon, non su Libraccio. Comunque, in uno di quei momenti in cui volevo recuperare tutto sulle streghe perché ero immersa in un recuperone dei video di Arianna Bonardi e quindi ero entrata in fissa, cioè sono sempre in fissa con questo argomento, ma vado un po' a blocchi, a scaglioni, ci sono momenti in cui mi risale su una fissa, poi mi quieto, mi risale su un'altra fissa e quindi durante le fisse compro Le meraviglie del mondo invisibile trattato sulla stregoneria di Cotton Mather. Questo disegno molto evocativo è ovviamente un saggio scritto piccolo piccolo perché già sei saggio ti scriviamo anche piccolo, ti pubblichiamo, ti stampiamo, ma usiamo il verbo giusto, ti stampiamo con un carattere piccolo 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 così da rendere tutto
Bello, intenso, una lettura intensa. Che carina questa, questo disegnino. Vabbè, scusate. No, è un saggio perché è due ore che dico che è un saggio, poi non è un saggio. Vabbè, Nuova Inghilterra, febbraio del 1692. Nel piccolo villaggio di Salem, la figlia e la nipote del reverendo Samuel Parris sono colte da bizzarre crisi convulsive, durante le quali accusano gli spettri dei loro vicini di torturarle con metodi occulti. Immediatamente il terrore della stregoneria si impossessa degli abitanti di Salem e dei villaggi adiacenti, e nei mesi successivi 19 persone verranno processate, condannate e impiccate con l'accusa di aver stretto un patto con il demonio. Le meraviglie del mondo invisibile, scritto da Cotton Mather per difendere l'operato dei giudici e dimostrare la realtà dell'offensiva diabolica contro la Nuova Inghilterra, ci trascina nel mezzo di uno dei più noti e drammatici episodi di caccia alle streghe dell'epoca moderna, che ha ispirato scrittori come Lovecraft e Arthur Miller e moltissime opere tra film, fumetti e serie televisive. Nella ricostruzione di Mather, che si basa sugli atti processuali, rivivono le ansie spirituali del puritanesimo nordamericano di fine Seicento, le credenze popolari dei coloni inglesi su streghe, diavoli e spiriti maligni, il conflitto tra le certezze del dogma e i dubbi di un animo tormentato dal timore degli inganni satanici. Peso, eh? Questo è un libro che mi farà incazzare parecchio, secondo me, quando lo leggerò. Ma vabbè, andiamo oltre. Non ho più spazio. Dove li metto i libri? Poi, questo l'ho recuperato all'usato. C'è anche il nome e cognome del precedente proprietario e ne avevo sentito parlare, penso. Penso da Chiara Martini, ma non ne sono sicura. Quindi lo diciamo sottovoce. Se non ne ha parlato lei, ne ha parlato qualcun altro, mi aveva incuriosito parecchio e ho recuperato L'Agnese va a morire di Renata Viganò. E parla di questa donna partigiana, e penso che non ci sia da dire nient'altro. Tra l'altro ha firmato ogni pagina, precedente proprietario. No, perché c'è nome e cognome scritto quasi su ogni pagina, vabbè, e argomento che mi interessa, ne aveva parlato molto bene e quindi mi ero incuriosita e l'ho recuperato. Poi della collana The Passenger, che mi piace tantissimo, questa collana di Iperborea che per ogni uscita si focalizza su un paese diverso. Non li recupero tutti, anche se secondo me sono tutti interessati, però, interessanti, però recupero solo i paesi che mi incuriosiscono di più. E ho recuperato nello specifico Norvegia, e non vi spiego perché, perché se mi seguite da un po' e mi conoscete, sapete che paesi del nord Europa andiamoci a vivere tutti insieme, no, tutti insieme no, perché io voglio stare da sola per i fatti miei. Andiamo, c'è tanto spazio, quindi possiamo vivere in capanne distanti, ogni tanto ritrovarci. Far due chiacchiere, bere un amaro insieme e poi ritornare ognuno nella propria capanna, nel proprio fiordo, e quindi Norvegia. E strano, perché uno dice sei appassionata di paesi del nord, di freddo, quindi perché hai recuperato questo? Ma invece mi interessa molto la Grecia, paese che conosco pochissimo, ci sono andata solo una volta in ferie, però è un paese di cui voglio sapere un po' di più, e quindi quando è uscito Passenger dedicato alla Grecia me lo sono accaparrata. Ecco qua, qualche pagina. Poios, Poios, che cavolo vuol dire Poios? Non lo so, sono stanca. Un altro libro sulle streghe, non vi sto neanche a dire perché l'ho recuperato, perché ormai l'avete capito. Questo però l'avevo trovato alla libreria dell'usato, il Sognalibro qua di Modena. Ah, tra l'altro, voi che mi commentate, ho scoperto che c'è un, adesso io dico un sacco perché è ovviamente il mio metro di misura, 5-6 persone, forse anche di meno, persone di Modena o dintorni che mi seguono, che magari mi commentano dicendo: ah, sono passato dall'Antonella, grazie di avermi fatto scoprire questa libreria. Ragazzi, ragazze, ma mettiamoci d'accordo e facciamo una colazione insieme e andiamo a fare danni insieme in giro per Modena. Non lo so, facciamo un gruppo su Telegram, su Instagram, in direct, riuniamoci. Vi dico una colazione perché, vabbè, sapete che ho i bimbi, quindi io non posso dire cene, aperitivi, immagino che la maggior parte di voi la mattina lavori, durante la settimana, però se riusciamo organizziamoci perché sarebbe bellissimo, vederci noi che abitiamo vicino, poi
magari un giorno si organizzerà anche con persone. Se hanno voglia di venire più che altro, più che conoscere me, conoscere Antonella e venire nella libreria Città Futura a spulciare, però facciamolo perché sta cosa mi esalta. Non pensavo ci fossero così tanti modenesi che mi seguono. E tanti e tante, scusate, io parlo sempre al maschile, ma non è per discriminare nessuno, mi viene da dire così. E comunque ho recuperato la libreria non dell'Antonella, ma Sonia Libro, sempre qua di Modena, L'ultima strega di Thomas Willard. Roby qualcosa. E deve essere un saggio anche questo. Sempre cose molto leggere. Poi, cioè uno mi dice perché le compri, le metti lì? Perché mi interessano, però sono tutti libri che hanno bisogno di un momento proprio specifico per trovare la spinta di leggerli. C'è anche una simpatica cartina. E questo di cosa parla? In un tranquillo e operoso villaggio tedesco, quindi qua ci spostiamo in Germania, stavo per dire in Tedeschia, ci spostiamo in Tedeschia. Del 1600, il panico esplode quando una giovane donna, Anna Fessler, da poco divenuta madre, muore fra atroci convulsioni dopo aver mangiato un dolcetto di carnevale. Ecco, siamo anche in tema perché tra un po' è carnevale, quindi festa che io non sopporto. Ma vabbè, chi se ne frega, chi te l'ha chiesto? Nessuno. Nell'inchiesta che viene subito aperta per iniziativa del meticoloso funzionario von Gulken, determinato a svelare il male nascosto anche dietro ai venti ordinari, tutti i sospetti ricadono sulla famiglia che vive al mulino. Ecco, simpatico. Eva, la figlia del mugnaio, è accusata di aver regalato ai vicini dolci avvelenati per volere di sua madre Anna, donna iraconda e vendicativa, famigerata, attaccabrighe, smodata nel bere e blasfema, invidiata e temuta dai compaesani. Ma sono io. Sto scherzando. Insomma, mi sono un po' ritrovata in questa descrizione. Quanto sono cretina. Ricordati che tua madre guarda questi video, smettila di farla cretina. La moglie del mugnaio è forse una strega? E il misterioso decesso della puerpera può essere collegato alla moria di bestiame che da anni colpisce l'intero distretto di Langerburg? Vabbè, insomma, avete capito di cosa parla, la smetto perché sto degenerando. Poi, oh, questo è un libro, secondo me, qui sul canale non ne ho mai parlato. Ne ho parlato, sul podcast. Nel podcast, perché non è che ero appollaiata sopra il podcast, nel podcast con la Penny, ma poi non ne ho più parlato. E anche qui devo ringraziare Nadia perché è un'autrice e un libro che mi ha fatto scoprire lei. Dovete, e sapete che quando io dico così, perché mi impunto, e dovete recuperare questi libri. Uno l'ho già letto, ma l'ho messo nei libri non letti perché quando affronterò il secondo, rileggerò di sicuro anche il primo, non ho ancora letto, nonostante abbia una voglia pazzesca, perché non è una saga, non so se è una trilogia o una saga, non mi ricordo più, finita. L'autrice sta ancora scrivendo il terzo libro e quindi non voglio, visto che mi è piaciuto un sacco il primo e secondo me anche il secondo mi piacerà da morire, non voglio rimanere poi a bocca asciutta. Quindi per favore, Penelope delle colonne che ti seguo anche su Instagram e su Facebook. Cioè, capisco perché ti seguo e so che non è un processo così immediato star lì a scrivere, anche perché scrive molto bene. Si vede che proprio ci mette la testa, l'impegno. È una scrittrice con la S maiuscola, secondo me. Quindi non ti voglio mettere ansia, però ti dai una mossa a scrivere il terzo. E sto parlando di Vodka e Inferno, La morte fidanzata è il primo che ho già letto e ho adorato. Io tra l'altro l'ho letto in digitale, ma l'ho voluto subito recuperare in cartaceo perché a parte che l'edizione è stupenda, stupenda, è un qualcosa di pornografico. E Vodka e Inferno, Baciami Giuda, che è il secondo. E come vi ho detto, dove dentro è uguale. Tra l'altro c'è anche il segnalibro in stoffa, qui verde perché riprende la copertina che è sui toni del verde e qui, vabbè, non lo tiro fuori, ma rosso. E l'avevo letto in digitale, grazie a Nadia che l'aveva letto, mi aveva detto: "Ah, secondo me nelle tue corde devi leggerlo, è stupendo", e dopo l'ho voluto recuperare, assolutamente. Quindi so che non ce ne sono tantissime copie in giro, a volte rispuntano su Amazon 4-5 copie, quindi se vi interessa correte, correte perché io vi parlo solo del primo perché il secondo non l'ho ancora letto, ma se il tenore è quello, è un libro potentissimo, scritto veramente molto 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 bene e che vi cattura,
Non vedete l'ora di andare avanti con personaggi straordinari, descritti benissimo. L'ho letto, sapete che ho poca memoria e questo l'ho letto un po' di tempo fa, tra l'altro in digitale, che io non amo leggere in digitale, mi concentro di meno, mi perdo molto di più, le trame proprio mi escono dalla testa, non lo so perché, ma il digitale mi fa questo effetto. Ho ancora delle scene in mente perché, cioè, fantastico, fantastico. E vi leggo solo quello che c'è scritto qua nella lettera di copertina, solo del primo, ovviamente, per non far troppo spoiler. 1894 Venezia. Frattaglia, cioè soprannome bellissimo, ladro di cadaveri, si innamora di un ragazzo senza vita ritrovato nella laguna. Unici segni distintivi, un anello e una cicatrice sul volto. Rintracciato dai familiari, Frattaglia riuscirà a scoprire l'identità del giovane. Viktor Mikhailov, nobile russo. Ossessionato dall'idea di perdere l'oggetto del suo amore, il ladro si mette al servizio di Gaspare Mallardo, zio di Viktor e burattinaio, che ha il gravoso compito di portare la salma a Soroka, tenebroso paesino russo. Scusami, Penelope, se sto sbagliando alcune pronunce. Tanto non guarderai mai questo video, ma nel caso perdonami. Ma Viktor risorge dopo il suo funerale, è ormai un vampiro e non vado oltre a leggere. È stupendo. Recuperate Vodka Inferno e andate tutti a seguire Penelope o su Instagram, Penelope delle Colonne o su Instagram o su Facebook, perché vogliamo che vada avanti a scrivere. Poi qui dentro cosa c'è? Lotteria, non ho vinto. E scontrino, ci sono soldi? Non ci sono soldi. Altro giro, altro regalo. Recuperato all'usato questo, sì, non c'è neanche più il prezzo dietro. Recuperato all'usato o me l'ha spedito Angela? Non lo so. Comunque, sempre nel mio periodo streghe, ho recuperato dalla parte delle streghe di Vanna De Angelis, autrice di Le streghe. Tutto quello che conosco l'ho appreso dalle streghe. Molto prima che la Santa Inquisizione, che sulle trame del maligno la sapeva lunga, stabilisse con illuminata sentenza che tutto ciò che non è di Dio appartiene a Satana, condannando al tormento eterno chiunque stesse sospettosamente nel mezzo, molto prima di tutto questo esistevano le fate. Erano donne sapienti a cui la natura aveva schiuso i suoi segreti e che con i fiori e piante sapevano curare come i medici uomini, a volte anche meglio, come la guaritrice scozzese Bessie Dunlop. Vissuta nella metà del Cinquecento, grande conoscitrice di rimedi naturali e soprannaturali, ostetrica, veggente, in costante contatto con gli spiriti. Ma per il tribunale ecclesiastico che la mandò a rogo, Bessie era semplicemente una strega, un'anima perduta in combutta con il demonio. Quindi qua c'è un intreccio di narrazione e ricostruzione storica e si parla di questa Betty, se non ho capito male. Molto, molto interessante anche questo. Poi, questo mi ricordo ancora che l'avevo comprato in libreria. Ero andata a fare un giro in libreria e quando mi ero imbattuta in questo bel tomone l'ho voluto assolutamente recuperare, anche se non so quando mai lo leggerò, perché mi ispira molto, ma essendo bello cicciotto e sono racconti, non so, non so, non so, vabbè. Il grande libro degli zombie, che è un mattone enorme. Quante pagine sono? No, questo ancora, sì. 1200, questo perché non ve l'ho fatto vedere nei mattoni? 1271, forse è il libro più cicciotto che ho in libreria. Ed è appunto una raccolta di racconti sugli zombie, tutto l'orrore dei primi decenni del XX secolo fino al pulp dei giorni nostri. C'è ovviamente Stephen King, Lansdale, McCammon, Howard, Guy de Maupassant, Lovecraft, Bloch, Le Fanu, eccetera, eccetera, eccetera. Edgar Allan Poe, quindi molto interessante. Ci sono anche dei simpatici disegnini. Però essendo una raccolta di racconti e sapete che a me il genere horror piace molto, ma cioè non è che riesco a mettermi a letto la sera a leggere, poi voi dite sì, leggi saggi su Putin la sera che poi sogni bombardamenti e non leggi l'horror, il mio cervello funziona così, non riesco a leggerlo di sera perché poi dopo
mi impressiono da sola e non dormo più, perché poi i gatti cominciano a fissare il corridoio buio e io dico, Dio, c'è lo zombie. E quindi non so quando mi verrà voglia di intraprendere questa lettura, perché sapete inoltre che io non riesco tanto a inframmezzare le letture, quindi non riesco a dire leggo un racconto al mattino e poi leggo altro nel frattempo. Anche le raccolte di racconti a me viene da leggerle tutte d'un fiato, quindi è un po' un casino. Non ho più saliva, sto parlando da un'eternità e ho ancora dei libri, quindi stricchiamo. Questo è un libro che avevo iniziato a leggere, ma poi, cioè, ho iniziato a leggere, sì, tipo le prime 3 pagine, che ho anche sottolineato, l'introduzione, ho letto e basta. L'ho sottolineato e poi l'ho lasciato lì, ma perché non era il suo momento. Perché è un libro che voglio leggere molto attentamente, è un saggio, e si intitola L'amore in più, storia dell'amore materno. È un saggio che affronta ovviamente il rapporto tra madre e figlio, che affronta l'argomento della maternità, e quindi tra l'altro c'è il segnalibro di It. Questo video è più cretino degli altri, non lo so perché. E sapete che è un argomento che mi interessa molto, che voglio indagare, che amo approfondire, e quindi prima o poi lo affronterò. Stavo guardando se c'era qualcosa qua di interessante da dirvi, da leggervi. Badinter, che è l'autrice, sì, Elizabeth, afferma una volta per tutte che essere madri non è innato e che non c'è nulla di naturale nell'esserlo. Per darvi un'idea di come affronta l'argomento, e mi interessa molto per questo, perché è un punto di vista un po' fuori dal coro, un po' diverso dal solito. Poi queste sono cose che non c'entrano nulla, e non so perché sono qui in mezzo. Questo l'ho trovato a un book crossing, può essere? Non mi ricordo, vabbè. No, ho un mercatino dell'usato, non mi ricordo. Non mi... Perché sto qui a scervellarmi che tanto non mi ricordo? Il generale del re di Daphne du Maurier, che fa anche un po' rima. Un personaggio romantico e avventuroso sullo sfondo delle guerre civili dell'Inghilterra del XVII secolo. È Daphne du Maurier, quindi non c'è molto da dire. Copertina orrenda, mamma mia, se è brutta sta copertina. Sapete che io di Daphne du Maurier non ho ancora letto nulla. Ho un sacco di libri a casa di Daphne du Maurier, ma non ho ancora letto nulla. Però l'ho recuperato. Poi questo me l'ha mandato Angela, questi due me li ricordo. Deeds Wake, Tramonto di un cuore, sono quei libricini della Garzanti, sono dei racconti perché è minuscolo e scritto con un font grandissimo, però è impaginato male perché ha le lettere che vanno a finire nel mezzo, ma vabbè, e di cui non so nulla, ma non leggo neanche qui dietro perché essendo un raccontino così breve non voglio sapere assolutamente nulla. E Ibsen, Casa di bambola, ancora in celofanato come me l'aveva mandato lei. È famosissimo, e tra l'altro autore che voglio affrontare, perché oltre ad essere un autore conosciutissimo, famoso, e quindi voglio scoprire come scriveva, se è nelle mie corde. Tra l'altro questo è proprio anche questo un raccontino talmente breve che insomma assolutamente affrontabile. E io ho visitato la casa museo di Ibsen a Oslo, e quindi voglio assolutamente leggere qualcosa di suo, visto che ho visto casa sua. Voglio leggere qualcosa di suo. Poi questo recuperato è alla libreria dell'usato Sogna Libro, me lo ricordo, cioè, penso di ricordarmi, faccio finta di ricordarmi anche se non sono sicurissima, ma direi di sì. Ed è di Daniele Zovi, Autobiografia della neve. Non so assolutamente nulla, ma quando io ho visto questa copertina e questo titolo, cioè si parla di neve, ho detto questo libro deve essere mio. Non ci sono fotografie, ma no, sì, ci sono fotografie. Non ci sono fotografie, ma sì, ci sono fotografie. Tante fotografie della bellissima, fantastica neve, che purtroppo quest'anno a Modena non è venuta. Peccato. Tante tante fotografie, e penso che parli della neve. Ma dai, per me la neve è una vecchia storia, una storia d'amore collettiva. C'era un periodo dell'anno in cui eravamo certi che sarebbe caduta, portando il silenzio e la gioia. Per Daniele Zovi, nato tra le vette che incorniciano l'altopiano di Asiago, la neve fa parte del paesaggio della memoria, lo spazio fisico in cui si muovono i nostri ricordi.
Attraverso racconti personali e leggende, studi e dati scientifici, Zovi ripercorre in queste pagine la sua educazione alpina. Seguiamo i suoi passi lungo i sentieri innevati, dalle esplorazioni sugli sci dell'adolescenza, sulle montagne di casa, alle marce militari lungo le vie della Grande Guerra, dai viaggi in Russia e sulle Ande fino alle pendici dei grandi ghiacciai himalayani, dove incastonata nei cristalli è conservata la memoria biologica del nostro pianeta. Bellissimo, bellissimo. Poi, non contenta del grande libro degli zombie, ho recuperato anche questo di Romero, I morti viventi. Tra l'altro, i morti viventi, gli zombie, nel panorama horror, non sono, non è l'argomento che mi interessa di più. Però ho visto un mattone, ho visto che era di Romero. Insomma, è venuto a casa con me. Copertina mi piace molto, con questo legno scrostato. E è questo, vero? O quello? Non mi ricordo più, perché uno dei due l'ho regalato anche ad Angela Cannucciari. Secondo me è questo che aveva iniziato a leggerlo e aveva detto che le stava piacendo tantissimo. Però poi l'aveva sospeso, messo un attimo in sospeso, perché è un bel librone anche qui. Scritto piccolissimo. E vabbè, non c'è nulla da dire, parla dei morti viventi. John Doe si sta muovendo, sono passate quasi 4 ore e mezza dall'ora della morte. Gli organi vitali sono stati estratti, ma lui si muove. Ripeto, John Doe si sta muovendo. Capito? John Doe è morto, ma si sta muovendo. Poi, questo l'avevo recuperato, direi io a libraccio. Direi di sì. Perché ne avevo sentito parlare e mi incuriosiva molto, ma è ancora da leggere nella mia libreria di Libba Bray, La stella nera di New York. Copertina molto 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 bella, molto anni 20. E infatti New York City 1926, i vetri dei grattacieli risplendono dei bagliori di mille feste animate da balli sfrenati, al ritmo di Charleston e dal tintinnio delle perle sui vestiti luccicanti. L'alcol scorre a fiumi nonostante i divieti e a giudicare dall'effervescenza di Manhattan il mondo sembra destinato a un futuro radioso. È qui che in seguito all'ennesima eccentricità viene spedita dai genitori l'irriverente Ivy O'Neill, una ragazza dell'Ohio che non aspetta altro che tuffarsi tra le infinite possibilità offerte dalla metropoli. A ospitarla è lo zio Will, un professore, parente dei Fitzgerald, che dirige il Museo Americano del Folklore, delle Superstizioni e dell'Occulto, detto anche Museo del Brivido. Un luogo magico dal fascino decadente che custodisce nelle sue teche e tra i suoi bui corridoi le tracce del retroterra misterioso dell'America. No, vabbè, lo voglio leggere adesso. Mi ispira tantissimo. E quindi l'ho recuperato. C'è anche il segnalibro con la stessa immagine della copertina. Questo che mi è stato regalato, mi è stato regalato da Monia, Hobbit di biblioteca, Che cosa hai fatto Lizzie Borden, un libro che mi incuriosisce tantissimo. E anche questo, quando era uscito, l'avevo visto su parecchi profili, poi è scomparso nell'oblio del lettere. E la storia della più famosa assassina americana, uno dei più affascinanti e risolti casi di omicidio mai avvenuti. Non c'è altro da dire. Questo recuperato sul libraccio, perché mentre spulciavo mi ero imbattuta in questo testo, mi aveva incuriosito tantissimo, di Tiziano Fratus, Giona delle Sequoie, Giona, con la O stretta, Giona, boh, vabbè, Giona delle Sequoie, viaggio tra i giganti rossi del Nord America, copertina che mi piace tantissimo. E sì, sono rimasta incuriosita da questo testo perché ho detto un libro che parla di alberi, ci sono anche tante fotografie. Io che adoro e amo, non sono esperta, assolutamente, però mi piacciono le foreste. Guardate questa immagine, è stupenda. Avendolo trovato sul libraccio qua è a metà prezzo, ma io l'avevo trovato secondo me nei Remander, l'avevo pagato ancora di meno, quindi l'avrò pagato una cosa come 5 euro. Ho detto voglio provare perché mi incuriosisce un sacco. Ci sono viaggi che ti portano là dove le tue radici risuonavano ben prima che tu arrivassi. In California, Tiziano Fratus ha scoperto una terra dello spirito. Nel continente delle sequoie, la Sequoia Belt, una delle più grandi cattedrali naturali del pianeta, insieme all'Amazzonia e alla foresta del Borneo, ha respirato il vento che l'oceano riversa fra i giganti rossi che popolano luoghi mitici.
ha deviato verso i luoghi sacri in Sierra Nevada. All'ombra di questi Eden verticali si spalancano le pagine di una storia leggendaria, fatta delle imprese di uomini che hanno avuto un ruolo centrale nell'incredibile conquista di terre sconosciute. I primi avventurieri, i taglialegna, i cacciatori di grizzly, i guardiaparco, i conservazionisti e gli amanti della natura che hanno lottato per la loro salvaguardia inventando l'istituzione della riserva naturale così come oggi noi la conosciamo. E poi scrittori, poeti, fotografi e artisti che si sono lasciati ispirare dal canto di una madre natura esuberante e gargantuesca. Deve essere, cioè, se è scritto bene, deve essere veramente particolare e originale. Chi è Tiziano Fratus? È nato a Bergamo nel 75, è cresciuto in Lombardia e Piemonte. Ha coniato il concetto di Homo radix, a cui è conseguita la disciplina della dendrosofia e una pratica quotidiana di meditazione in natura. Ha pubblicato varie opere. Deve essere un tizio anche lui abbastanza originale. E quindi niente, me lo sono accaparrata, sempre chissà quando lo leggerò, però prima o poi. Questo invece l'ho recuperato e comprato per colpa di Silvia. Silvia in un click su Instagram. Lei non fa purtroppo video su YouTube, ma la trovate molto attiva su Instagram, fa tante storie, post. E l'aveva fatto vedere lei, ovviamente. Quando si parla di libri disagiati, l'ho voluto recuperare. Malattie terribili e atroci cure. La storia della medicina attraverso i secoli. Già dal titolo. Si capisce, a parte che è della Logos Edizioni, che è una casa editrice che a me piace tantissimo, fa degli albi illustrati stratosferici, molto cupi e gotici, ma stratosferici. E già dal titolo si capisce, ma nello specifico qua dietro dice: malattie terribili e atroci cure spazia dalla descrizione dei disturbi più comuni alle epidemie più letali, parassiti, pustule e buboni, cancrene e diarree infestano le pagine di questo libro. Condite di vividi dettagli. Non di rado in passato le cure si rivelavano devastanti quanto la malattia che avrebbero dovuto curare. Un libro che fa sorridere, in senso lato, ma fa anche sorridere. E questo invece me l'ha mandato Angela perché lei non lo voleva più. Sono tutte anche delle varie scritte non di Angela, ma della precedente proprietaria. E io ho detto: no, se lo dai via, ti prego, dallo a me perché lo voglio assolutamente. È il libro di Hocus Pocus, una storia di maghi straordinari e delle loro incredibili imprese. Tra l'altro, Eugi è appena entrato nella fissa dei maghi, tant'è che a Carnevale ha voluto il costume di Mago Merlino, si vuole travestire da Mago Merlino, fa gli incantesimi alla sua bacchetta magica e gli ho comprato alcuni libri, ovviamente adatti alla sua età, con storie di maghi. E adesso è un po' in fissa con questa cosa dei maghi. Se la fissa continuerà, magari l'anno prossimo potrei cominciare a leggergli questo libro. Vediamo. Però sì, molto molto carino. Bene. Finito, ce l'ho fatta. Allora, questa seconda parte, perché ho interrotto per soffiarmi il naso, dura 42 minuti. Secondo me ne dura 42, se non di più, anche la prima parte. Beati voi che avete pazienza di ascoltarmi per così tanto tempo. Bene, con i vari ritrovamenti che ho fatto nei libri e tutti questi titoli che, come sempre, ogni volta che ripropongo in questi video mi viene voglia di stoppare tutto e leggere tutto quello che ho fatto vedere, perché ovviamente se sono libri che fanno parte della mia libreria, un motivo c'è, mi ispirano, mi incuriosiscono. Vi saluto e grazie per la pazienza, grazie come sempre dei commenti, del confronto, dei consigli che mi date anche voi, perché la mia wishlist da quando ho aperto questo canale è diventata chilometrica. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!